quinto episodio della carriera allenatore con l'Harrogate Town. Chiudiamo la settimana con un altro super episodio. Ragazzi, questa è la situazione. Siamo arrivati in Serie C nei primi episodi e quest'oggi, dopo 8 partite, ci troviamo lì al sesto posto. Abbiamo fatto un inizio di campionato un po' così così: 5 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte. Dobbiamo ancora ambientarci. Ci sono stati tanti cambiamenti nella squadra, sono entrati nuovi giocatori, alcuni sono lì che si giocano il posto da titolare con il turnover, tipo Højlund e Martin si alterneranno molto, altri invece hanno perso il loro posto in favore di altri. Per esempio Reyes è diventato il nuovo titolare al posto di Frank Zak. Abbiamo poi preso Afid, abbiamo preso Junior Zé e abbiamo preso Pereira e abbiamo mandato in prestito Noble, quello della primavera. In porta è arrivato Colombo, in difesa Martinez. Tanti cambiamenti: a sinistra Small, sostanzialmente della formazione dell'anno scorso sono rimasti solamente Olivier, Azare e Totti, questi tre. Cosa faremo quest'oggi, raga? Oggi un'altra maratona di partite. Sono contentissimo di potervelo dire, perché ragazzi, guardate il calendario, oggi arriveremo fino a fine dicembre, come abbiamo fatto in Serie D, un episodio di tantissime partite, e nel prossimo episodio andremo a concludere tutta la Serie C. Quindi oggi ci divertiamo, raga. Come al solito cerchiamo di simulare meno partite possibili, cerco di giocarne il più possibile, sempre cercando però di non rendervi l'episodio noioso. Quindi sul 2-0 si simula, si va alla fine della partita, sia se siamo in vantaggio sia se siamo in svantaggio, e poi vediamo se le partite di coppa magari simularle. Partiamo, raga. Harrogate Town contro Oxford City. Si parte subito con una super 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 sfida. Ovviamente la difficoltà, la vedete lì, è sempre estrema. 3 minuti, nuvoloso. Per fortuna non piove, perché raga, non ne posso più di sta pioggia. Let's go. Attenzione, attenzione, attenzione. Colombo, Reyes, attenzione che vada Pereira, che vada dall'altra parte da Olivier. Ha un ottimo tiro e lui lo sa, ha un ottimo tiro. Preferisce allargare per Junior Zé. Palla dentro, Martin carica, vediamo se la palla arriva da Fid. Pereira, tiki taka, Olivier, Martinez, cosa ci fa qua? Termina il primo tempo, male 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 raga, siamo troppo sterili davanti. Proviamo a rimettere dentro Højlund nella mischia. Martin è troppo piccolino per affrontare questi avversari. Vai Højlund, pensaci tu. E proviamo subito a partire con un tortellino. Attenzione al tortellino. Højlund, che vuole dire? Io sono un titolare di questa squadra e lo fa così. Appena entrato in campo, dopo neanche 2 minuti, subito dopo il calcio d'inizio, tortellino, Højlund colpisce e andiamo in vantaggio contro l'Oxford. No, mamma mia Colombo. Occhio, 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 Colombo! Dopo aver deluso nel primo episodio della stagione di Serie C. Mamma mia Colombo. Stiamo soffrendo troppo, raga. La Serie C è un altro campionato, raga. Ha fame Højlund. Il nostro guerriero, palla lunga per Reyes, Reyes, il rosso, il rosso, il rosso, il rosso Reyes! Fuori. Intanto facciamo le sostituzioni, che non so se avverranno mai, raga, però noi le facciamo. Le solite sostituzioni, cambiano gli esterni. Junior però, prima di uscire, vuole farne un altro, o meglio, vuole creare la magia, e allora la mette dentro. Però è Lund, ma che ha preso? E adesso ci sono i cambi, per gli ultimi minuti, forze fresche. Palla messa dentro da Fid, proprio per Højlund! Doppietta! E dice, davanti alla telecamera, io voglio essere titolare di questa squadra! Højlund! E termina la partita, non ho fatto mai il risultato perché raga, tanto abbiamo fatto il 2-0 a 5 minuti dalla fine. Bene così l'inizio, qualche sofferenza, 2 gol, un po' di rapina, ma ci siamo, vinciamo con l'Oxford United, siamo una squadra che punta alla promozione. E ora siamo contro il Cambridge, la squadra con cui Giuse, se non sbaglio, ha fatto una super carriera, e quindi per me è come giocare contro Giuse. Io però raga direi, diamo fiducia a Højlund. Martin torna in panchina, Højlund è troppo in forma, sta facendo troppo bene, quindi Højlund è titolare. Poi qua abbiamo Rossino, abbiamo Junior, va bene così. Let's go! Tra l'altro stanno crescendo un po' tutti, stanno crescendo tutti, mi piace questa cosa. L'obiettivo per fine stagione è averli tutti sopra il 70, che comunque non andrebbe bene per la Serie B, però poi avremo anche dei soldi per fare calciomercato. Ma iniziamo ad arrivarci in Serie B. Ecco, già c'è un problema di maglie, molto grave questo problema. Giallo arancione, va da Højlund. Højlund cerca il movimento di un compagno, invece poi va dritto. Da qua è impossibile. Ma Højlund non ascolta nessuno e calcia. No, 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 no. Ah, ecco il primo gol subito dell'episodio. Proprio dal Cambridge. Afid. Vede Højlund. Lo serve malissimo. Palla dall'altra parte. Pereira. La nostra stella. Højlund. Che deve fare Højlund? È un tronco. Højlund deve andare dentro a prendersi la spella. Højlund, buttati però. Reyes. Ti prego. Mamma mia, ma perché non hai rovesciato? Perché non hai rovesciato? Ci stava un botto. Junior Zé, che non mi sta piacendo troppo, mamma mia, non riesco a vedere le maglie. Højlund, bella palla dall'altra parte per Piccolo, che è salito. Piccolo, è un treno, è un piccolo treno. Scarica Højlund! Di cecchino Højlund! Ma come ho pensato di poterlo mettere in panchina? 1-1. Vuole raggiungere il fratello, anno dopo anno. No, no, che buco, finita. 2-1. Oh, ai 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 ai. Quanta fatica che si farà quest'anno.
non fischiare la fine, fammi finire l'azione. Ma dai, ma dai. Fine primo tempo, siamo sotto, mamma mia. Proviamo subito il tortellino, cerchiamo di farlo bene come prima. Sì, 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 tortellino, Højlund, lo specialista di tortellini alla bolognese. Højlund, 2-2, Pereira, Afid, ha un ottimo tiro? Non lo so, lo scopriamo adesso. Ce l'ha l'ottimo tiro Afid. Devo cambiare poi i saltatori perché raga, Højlund deve andare sul primo palo per forza. Azare, perché va sempre Azare che è il più basso? Palla messa lì, palla messa fuori, Azare ancora. Afid, ma non ci credo. Sì, no, no. Ma com'è possibile, ma com'è possibile. Pereira, l'ha fatto rosso, l'ha fatto rosso. Non è finita però, ultima occasione per andare a prenderci tre punti. Palla messa dentro sempre per Azare. Non ci credo, Martin, la palla rimane lì. Pereira, no, murato, murato, non è finita. E niente, è finita. 2-2, bellissima partita però. Mi gasa questa carriera, dai, dai, dai. Abbiamo la partita contro la prima adesso. Noi siamo terzi comunque, anche con il pareggio siamo lì raga. Intanto però il migliore di questa squadra è, chi è lui? Afid, 5 assist in 7 partite. Calma, calma Afid. Ah no, ma è Bristol Moto Trophy. Niente raga, il Bristol Moto Trophy io mi rifiuto di giocarlo, ve lo dico, anche l'anno scorso. Ma cos'è il Bristol Moto Trophy? Abbiamo perso, meno male. Penso che sia una coppa di lega tra le squadre di Serie D e Serie C. Ma noi puntiamo più in alto. Speriamo di uscire da sto Bristol Moto Trophy che non ce ne frega niente. Intanto arriva un messaggio da Frank Zacchi che ti dice: volevo dirle che sono un po' preoccupato per le voci che circolano sul mio conto. Richiedo un'altra possibilità per dimostrare che sono il giocatore giusto per lei. Bro, dovrei alternarti. Qua non siamo più in Serie D, qua c'è tanta concorrenza. E ora siamo contro il Burton Albion, 15esimi in classifica. Dai, se può fa, se può fa. Allora, io direi che Højlund sta giocando molto bene, ma diamo un po' di spazio a Martin. E in questa partita facciamo giocare anche Frank Zacche, che si è un po' lamentato. Vediamo un po' che combina. Abate non giocherà mai, mi spiace. E Miranda ha fatto bene, Miranda, ragazzi. Andiamo con Miranda al posto di Junior Z. Dai, facciamo un po' di cambiamenti. Voglio 2-0 e quit, per forza. Il primo dell'episodio. Vediamo se ce la facciamo. Allora, la cosa che ho notato, raga, in Serie C rispetto all'anno scorso è che è davvero più facile subire gol, cioè le squadre avversarie sono più forti in attacco, ma ci sta, avranno più o meno un più 7 più 8 di overall, quindi ci sta. Intanto Frank Zacche che deve farsi perdonare. Frank Zacche, vediamo che si inventa, prova un passaggio dall'altra parte, ottimo per Miranda. Whitefield contro Piccolo, palla tagliata di là, Colombo, mamma mia Colombo, mamma mia Colombo. Stavo per dire, dopo le prime partite sta migliorando, ha fatto una cosa bruttissima qua, ma puoi mai respingerla centralmente? Lo insegnano ai pulcini che non devi respingerla centralmente. Sto notando che Olivier è un po' fuori dal gioco, in questa nuova stagione. L'anno scorso era più centrale, sarà che sono arrivati tanti fenomeni, viene un po' oscurato anche da Pereira, ma Olivier, Fine primo tempo raga, ma non ci siamo, non ci siamo. Martin là davanti da solo non riesce a fare niente. Servirebbe una punta 2 per Martin. Proviamo a rimettere Højlund dentro. Player lock. Martin fa una cosa buona forse e poi va a schiantarsi. E allora va dall'altra parte. Martin! Niente. Højlund torna a titolare. Si mette male. Dai. Niente. È finita. Ma com'è finita? Ma non è mai uscita la palla. Non si è mai fermato il gioco dall'inizio secondo tempo. Abbiamo perso 1-0. No, raga. Voglio provare a fare una cosa, creare un secondo modulo con l'attacco a 2. Vediamo un attimo cosa viene fuori, perché stiamo facendo davvero troppa fatica. Ma troppa. Allora ragazzi, ho provato a creare questa seconda tattica, dove in teoria Reyes può fare il CC, perché lo vedete là nei ruoli. Adesso si sta spostando la mia cam da qualche parte. E di CC e CUC, però me lo dà col pallino giallo. Vediamo raga, vediamo come gira, perché secondo me con due punte così senza fasce potrebbe rendere meglio. Adesso facciamo una partita di prova, raga, e vediamo. Però Reyes lo mettiamo a sinistra, visto che è mancino, e Pereira lo mettiamo a destra, per i tiri a incrociare. Vediamo, raga, non garantisco. Ok, ho modificato anche i ruoli giocatori e praticamente abbiamo una squadra più offensiva che mai, raga. Cioè, abbiamo i terzini che spingono, non abbiamo fasce, non abbiamo mediani. Vediamo che succede, anche perché non riusciamo a fare gol, cioè non riusciamo a creare davanti. Come si è messi in campionato? Fatemi un attimo vedere. Quarto posto, vabbè, siamo ancora lì, Le squadre sono tutte abbastanza ammucchiate, però non lo so, andiamo. Col nuovo modulo, raga, con Reyes un po' fuori ruolo, ma capiamo. Ci sta a fare dei cambiamenti, ci sta a fare delle prove, raga. Tanto devo abituarmi perché io non gioco mai senza fasce, raga. Ma neanche quando gioco su Ultimate Team o mi faccio le carriere da solo. Højlund! Allora, una cosa positiva di questo modulo è che finalmente possono giocare insieme le nostre due punte. E soprattutto possono completarsi, perché Reyes è più piccoletto e ha bisogno di una spalla. Højlund invece è un trattore, però il fatto è che è molto tronco. Quindi potrebbe funzionare, secondo me, sta cosa, vediamo. Il fatto è che i nostri terzini dovranno correre tantissimo, perché non avendo le fasce dovranno fare avanti e indietro. Afid, Martin, Højlund, mi piacciono già questi inserimenti che fanno, mi piacciono già. Poi dietro ci sarà da piangere, però vabbè. Occhio a Pereira, che recupera la palla nel suo nuovo ruolo, nel centrocampo a 3! Sbaglia Pereira, no, Pereira, ma dai.
si va da Hafid, che vede il movimento di Højlund. Vediamo se fa un altro assist. Højlund la mette giù! Boom boom boom! Inserimenti delle punte e il modulo sembra funzionare. 1-0. Hafid prova un cambio impossibile, che infatti non gli riesce, ma la palla rimane lì. Olivier. Reyes. Dentro? Dai che c'è Højlund da solo, servilo, gol! No! Allarga tutto, dall'altra parte Small, raga, sarà il giocatore chiave di questa squadra. Lui è Totti, ma lui è un po' più forte. Martin, gira. Hafid. Ah, Hafid incastrato. Palla per Olivier, come i vecchi tempi, no? Niente, fine primo tempo, ma ci siamo, raga, mi piace questo modulo. Poi se dovessimo trovarci bene col modulo e dovessimo vedere che il rossino, raga, non gioca bene perché è messo fuori ruolo, potremmo valutare nel mercato quello invernale di vendere gli esterni che abbiamo, compreso Reyes, e prendere un gran centrocampista, anche perché a quel punto non ci servirebbero più gli esterni di riserva. Mi spiace anche un po' per Junior Zé, però, boh, vediamo. Adesso, se ci troviamo bene col modulo, poi vedo eventuali cambi ruolo, magari lo facciamo diventare attaccante, trequartista, poi capiamo. Gira per Hafid. Si va da Reyes. Rosso per Rosso. Reyes per Martin. Dentro per Højlund. Il trattore! Il trattore! Azione perfetta. 2-0 a casa. Primo quit dell'episodio. Vamo! Il modulo gira. E adesso vediamo un po', raga. Si gira per un po' di partite e poi capiamo cosa fare con i cambi ruolo dei giocatori, perché mi spiace lasciarne ancora in panchina. E poi vediamo anche cosa fare in caso nel mercato invernale. Andiamo. Si continua. Andiamo. Altro giro, altra corsa. Tra l'altro Hafid e Højlund stanno crescendo tantissimo. Anche Pereira ha già preso più 2. Gaza. E Hazard ha preso un altro più 1. Ecco, già, meno male che per sbaglio sono andato su cambia maglia, raga, perché con ste maglie non si capisce nulla. E quindi noi mettiamo la prima, vamo. Vogliamo un altro 2-0 back to back. Martin cerca il movimento in un compagno, lo trova sempre in Højlund, i due si intendono a meraviglia. E Højlund finalizza sempre alla perfezione. Che coppia. Martin fa gli assist e Højlund finalizza. Pericolo, chiamato Smith. C'è Martinez a risolvere i problemi. E allora Reyes scambia con Martin. Palla dentro, Small, lancia Reyes, il rossino, vede dentro Højlund per il secondo, 2-0, no! Højlund! È tornato l'Højlund che conoscevamo. Martin, Højlund, allarga per Piccolo. Piccolo ci prova, Piccolo problema. Mamma mia, Piccolo però. Palla fuori, Pereira! Eccolo, il gol di Pereira! Di colui che gestisce il centrocampo, col numero 8, come Marchisio. Pereira, bellissimo gol, ed è il secondo, 2-0 e a casa, quit. Mamma mia che gol che ha fatto Pereira, boom. Avanza alla fine, 2-1. È entrato pure Frank Zach, bene, quando simuliamo così entrano anche dalla panchina i giocatori, almeno non sono scontenti. Stiamo volando, raga, ne facciamo ancora una così e poi vediamo se fa ricambi ruolo. Se gira così bene, raga, poi strutturiamo questo modulo come modulo ufficiale. Siamo al secondo posto in campionato intanto, quindi bene, devo dire. Siamo contro il Mansfield Town. Va bene, noi come siamo messi? Fa vedere. 25-29. Va bene. Il nuovo modulo ci fa volare. Andiamo. Partiamo con un tortellino bolognese o no? Lo vogliamo fare un tortellino bolognese? No, con Martin che deve mettere i palloni. Sapete che fin qui, raga, ve lo devo dire, la delusione più grande della squadra è Martin. Non ha saputo adattarsi ai cambiamenti. Ecco, anche col cambio modulo stenta un po', non lo so, vediamo. Martin vuole subito farmi ricredere. Martin con una super palla per Højlund. Mi fa ricredere così, Martin. Ma che palla ha messo? Come si intendono i due? Scherzavo, scusa, Martin. Palla per Martin. Di là c'è Piccolo, che è partito. Piccolo vuole fare il primo gol. Piccolo! Non so se è il primo gol, ma è un gran gol. Ed è il gol che ci manda per la terza volta sul 2-0. E quindi per la terza volta vai al risultato. Questo modulo vola. 3, ne fa un altro Højlund. Vamo! Io direi che a questo punto, raga, dobbiamo vedere se riusciamo a fare i cambi ruoli dei giocatori che non giocherebbero più. Anche perché, cioè, raga, praticamente questo modulo sarà quello definitivo, ve lo dico. Almeno per questa stagione, però giochiamo così. Allora, Reyes può diventare CC intanto. Vediamo un attimo. Ah, 125 settimane. Vabbè, Reyes lo lasciamo così fuori ruolo e va tanto che bene. Non è un problema. Però CC può diventarlo in 5 settimane, ma sta cosa non l'ho capita. Ma vabbè, Reyes lasciamolo lì per ora. Allora, chi sono i giocatori problematici? Frank Zach, vediamo che ruoli può fare. Terzino in 75 settimane, esterno non ci interessa. COC in 99 settimane, AD non ci interessa, AS non ci interessa, e CC, scusatemi, 131 settimane. Frank Zach, mi sa che non giocherai. Questo Abate a sto punto può diventare un centrocampista centrale? No, 125 settimane, ma nessuno può fare i cambi ruoli qua. Sta cosa non mi piace. Miranda magari, dai, Miranda può diventare CC. No, 140 settimane, ma perché non possono fare i cambi ruolo, raga? E niente, allora giocheranno fuori ruolo dalla panchina. È l'unica cosa che possiamo fare. Tutti i COC possono diventare. Anche Miranda può diventare COC. Però COC no, abbiamo già l'altro. Niente, entreranno tutti dalla panchina. Che vi devo dire? Andranno a fare i centrocampisti adattati. È l'unica.
Classifica, come siamo messi? 14 giocate, 28 punti. Va bene, va bene. Andiamo contro lo Stockport per fare la quarta vittoria di fila col quit, che non sarebbe per niente male. Ormai la squadra gira, raga. La squadra mi fa incantare, innamorare. Partiamo subito così, con Martin, che non segna da un po'. Dopo il grande assist della squadra... Mamma mia, che scarso Martin! Vabbè, ha fatto gol, però, raga, mamma mia, ma si stava facendo recuperare, aveva 3 metri di vantaggio. Occhio che ha sbagliato, Pereira! Højlund, andiamo a chiuderne un'altra! Non ci credo, ma come ha fatto a sbagliare Højlund? Attenzione, perché loro rimangono in 10. Espulsione per Février. E allora Pereira la vuole chiudere! Centrale, Reyes, che torna a fare la fascia per un attimo. Martin, scambia, Hafid, è salito Reyes, questo è un tiki-taka di Guardiola, Reyes è partito, Reyes si ferma, c'è Hafid fuori, visto, servito! Ma che gol ha fatto? Ma che azione abbiamo fatto? Ma che roba è? Insensata, insensata, Hafid, dove l'ha messa? Let's go! Boom, fammelo rivedere, ti prego. Mamma mia, ma che gol è. E anche a sto giro, vittoria! Let's go! Era il modulo il problema. Troppo forti. E allora andiamo, non ci fermiamo. Anzi no, c'è il Bristol Storm Moto Trophy. Ci possiamo un attimo fermare facendo una simulazione sperando di perdere. Perdiamo, ti prego, ti prego, ti prego. Let's go, let's go. Comunque è incredibile che le simulate le perdiamo tutte. Cioè, sono troppo forte io, raga. Vuol dire che la squadra è sotto media. Facciamo un attimo un recap, visto che siamo più o meno, credo, a metà video. Come sta andando in termini di gol e assist per quanto riguarda i nostri giocatori? Non l'ho visto quest'anno. Højlund 15 gol in 18 partite, incredibile. Martin 4-4, Hafid 3-7, Small 2-2. Vabbè, praticamente solo Højlund, la sta carriando da solo Højlund. Mamma mia, 67, non so di quanto è cresciuto. Incredibile sta cosa che non puoi vedere la crescita. Comunque non c'è modo di vedere la crescita, raga. Non ti dice il più 1, più 2. Io voglio sapere dall'inizio stagione di quanto è cresciuto. Non lo posso sapere, raga. Vabbè. Vediamo se sono tutti contenti. C'è qualcuno scontento perché non sta giocando. Sì, raga. Purtroppo sì, purtroppo sì. Per il contratto però sono tutti contenti. Questo è l'importante. Tra l'altro ne approfitterei, raga, io per mandare l'osservatore dei giovani a cercare. Visto che ho visto che abbiamo 2 milioni. Ma dov'è che mezzo mezzo lo mando? E poi comunque qua spendiamo poco. E ci teniamo poi i soldi per il mercato, per aggiustare la squadra, visto che abbiamo cambiato modulo. Lo voglio mandare in Italia, raga. No, però in Italia no. Ma andiamo in Grecia. Andiamo a cercare un giocatore greco. Vediamo un po' cosa trova. Facciamo 9 mesi. Bro, devi trovarmi un centrocampista, visto che abbiamo il nuovo modulo. E devi trovarmi un terzino destro, visto che Totto non ce la fa troppo. E devi trovarmi un difensore centrale. Un attaccante. No, un difensore centrale. Vai, vai a cercare, bro. E noi andiamo, raga. Stiamo cercando di prenderci il primo posto in campionato, Non so se ce la faremo, ma let's go. Dai, non facciamo il tortellino, raga. Facciamo le cose un po' più complicate. Fino alla fine di questo episodio, niente tortellino. Poi magari lo farò lo stesso perché mi dimentico, però vabbè. Tomas, Sotiriu. Mamma mia, Colombo, devi darti una sveglia! Colombo, devi darti una sveglia. Ecco, Sotiriu. Alta! No, Sotiriu. Asare! Siamo sotto. Ah, ci sta. E non posso neanche fare il tortellino perché vedete che non voglio più farlo per ora. Martin Pescatore, deve trovare lo spazio. Ma è troppo scarso, ma Martin, io ho cambiato il modulo per te. Non può essere così scarso, Martin, io ti cambio. Io ti vendo. Ve lo giuro, nel mercato invernale, raga, voglio fare un solo acquisto. Voglio vendere un mio giocatore più tutti quelli fuori ruolo e andare a prendere un fenomeno. Tipo uno da 5 milioni. Tanto ne abbiamo 2 di milioni. Højlund, attenzione, palla per Olivier, un po' che non segna. Olivier! E lì devi passarla, però Olivier, mi sono sbagliato io. Cioè, in realtà, nella mia testa avevo pensato al tiro, poi si era allungata un po' troppo. Raga, rischiamo di perderla sta partita. Cioè, non è che rischiamo di perderla, la perderemo. Bravo, Hafid, dai, un pareggio almeno. Martin, inserisciti di qua. Pereira, regalaci almeno il pari! Ma cosa ha preso? Martin Pescatore, 1-1, a tempo scaduto. È un pareggio importantissimo. Martin Pescatore, si fa perdonare così, dopo tantissime partite senza gol. Vamo. E ora riprendiamoci. Siamo ancora imbattuti in queste ultime partite. Hafid 67, Pereira con... Mamma mia, ma Pereira, ragazzi, ma... Mi sa che il primo giocatore arriverà a 70. Vabbè, a parte Small e Colombo. Però Pereira, mamma mia, tanta roba. Ma quanto cresce Pereira? Abbiamo fatto un colpo incredibile. Un altro giocatore che inizia a far fatica, raga, in questa categoria è Tot. Purtroppo, raga, un terzino con 67 di velocità in un modulo dove i terzini sono fondamentali. Infatti vedete che gioco sempre dall'altro lato, perché, raga, non ce la fa Tot. Non arriva in tempo. Højlund. Pereira si inserisce. Højlund lo vede. Pereira. Dall'altra parte c'è Martin. Deve fare un movimento strano, difficile. Lo fa perfetto! Player lock, vero un pro player. Mamma mia, quanto sei brutto, Martin. Mamma mia, povero te. Però ci siamo, raga, ci siamo. Raga, ovviamente mi sono permesso di dire che era brutto solo perché è un giocatore che non esiste. Cioè, è un regen preso da non si sa dove, che mi hanno trovato gli osservatori. Non mi permetterei mai. Hafid.
Ah, Oilund bloccato, ma in qualche modo Oilund, lo voglio provare il super tiro di Oilund. Niente. Occhio. Oh, una parata di Colombo, stortissima, ma una parata di Colombo. Colombo deve migliorare, raga, perché ok che ha potenziale, ok che è il nuovo Donnarumma, però a livello tecnico proprio è scarsissimo. Fuori gioco. Ah, ok. Aveva fatto una cavolata incredibile. Ma chi è questo? Vivaldo, il reggente di Rivaldo. No, brutto errore. No, brutto errore. Vivaldo. Fuori gioco, Colombo. 1-1. Ho fatto, non lo so, rimpalli strani, vabbè, cose strane, non importa. Pereira. Oilund. No, ci abbiamo creduto. Vabbè, 1-1. Non va male. Ci sta. Qualche passo falso ci sta. Allora ragazzi, ho simulato l'FA Cup perché erano i primi turni e da adesso in poi la giochiamo, perché non si sa mai che magari iniziamo ad incontrare squadre più forti e ci siamo anche a preparare eventualmente per la Serie B. E adesso abbiamo il campionato, siamo contro il Bolton. Manca l'ultimo mese raga, quindi mancano 7 partite, fatemi vedere come siamo messi in classifica con questi ultimi pareggini. Siamo a 33 punti, la terza a 33, la prima a 36, siamo tutte lì raga. Campionato apertissimo, noi però abbiamo una partita in meno, che magari è questa qua che recuperiamo. Allora andiamo. Senza dragone viola, raga, sto patendo, ma Oilund ha fatto un altro più uno. Io sono lì che osservo le crescite. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti intanto se vi piace questo modulo e chi dobbiamo cambiare della squadra nel mercato invernale, perché come vi ho detto abbiamo 2 milioni, possiamo vendere dei giocatori, possiamo fare degli scambi, quindi secondo me il mercato invernale sarà più attivo che mai. Martin, alta. No, Charles. 1-0. Attenzione a Small, che vede Martin. La palla c'è. Martin cosa può fare? Un miracolo! Martin pescatore! Quando serve, non delude. 1-1. Dai, in contropiede. Pereira. Bravo come l'hai messa giù, Pereira. Mi ricorda un po' Edgar Davids. Ma sto difensore quanto corre? Oh, ma che è? Vabbè, Pereira è troppo forte. Lo manda al bar. Pereira. Lob morbido dentro! Doppietta di Martin! È troppo forte. Il portiere l'ha palata. Poi la palla è entrata. Ha detto no. Martin, non posso parargli la palla. Pereira è partito ancora. È un po' più veloce l'altro, ma non importa. Pereira, di là c'è Small. È un asse che può funzionare. Oilund. No. Reyes è partito. Di là c'è Small, il solito Small, che segue sempre come se fosse un'ala. Small, cosa può fare da qui? Può far gol. Piccolo Small, 3-1. Va a festeggiare. E lui, l'uomo chiave di questa Rocket Town 2.0. Andiamo al risultato. Martin, Small. Possesso palla 36%. Ah, era il recupero comunque, bene. Quindi in teoria siamo primi. Fatemi fare lo screen, che magari lo metto in copertina. Allora io per festeggiare questo primato, raga, andrei a simulare una partita de faticante. Quindi sì, andiamo a simulare. Io poi me ne pentirò, raga, e dirò ecco, dovevo simulare per non essere più primo. Vediamo, Attenzione. 2-2. Vabbè, Martin. Oh, è nel prime, Martin. Che sfida adesso. Contro il Portsmouth, al quarto posto. Mi sto divertendo. E allora andiamo contro il Portsmouth. Tra l'altro voglio cambiare una roba, raga, un attimo, perché ho visto che Totti non sale praticamente, secondo me, perché c'ha un'istruzione diversa. Ah, perché vedete, non ha falso difensore, c'ha terzino di spinta. Mettiamo terzino di spinta e devo fargli il piano di crescita, anche perché là c'aveva plus sul falso difensore. Andiamo a fare calcio. Martin è salito di 1, attenzione. Questi 4 gol in 2 partite sono stati apprezzati. Occhio a Bishop. Ma chi è Bishop? Quello della Marvel. Fuori gioco? No, l'ha tenuto in gioco Martinez. Gol. Vabbè, adesso entra Ze Junior e cambia tutto. Niente, un dominio, raga. Ma sta squadra ci sta dominando. Ma che è? Mamma mia, Colombo sta facendo gli straordinari. La prima vera super prestazione di Colombo. Martin allunga dall'altra parte per Reyes. Sono un clown. Montatemi il naso da clown, vi prego. Popi. No, ma che sto pazzando? Ma contro chi stiamo giocando? Contro il Real Madrid, raga. Madre. Martin, dai, pensaci tu. Quando Oilund è spento ci devi pensare tu, Martin. Palla dentro. Olivier, perché non è ancora uscito? Olivier da infortunato. Perché non è ancora uscito? Non lo so. 1-1 da infortunato. E adesso esce. Lascia il posto a Frank Zach. Olivier. E adesso andiamo a vincerla. Sulla lei dell'entusiasmo. Con l'ingresso di Frank Zach in mediana. No, andiamo a perderla qua. Altro che vincerla. Calma. No. Gol, per forza. Colombo dice di no. Ok. Dai, Junior Ze. Ok, vai, è arrivata te in qualche modo. Ma cosa fai? Perché torni dietro, Reyes? Zeju, ma salite, ma cosa fate che vi fermate tutti? Attenzione, 90esimo Small. Lancia Frank Zach, che lancia Oilund. Come l'abbiamo
ribaltato. Questa è la partita più bella che ho giocato fin qui. Oilund, vamos. Merito di Frank Zach. Anche fuori ruolo lui entra e gioca. Vamos. E ora difendiamo. Ultima azione, Ze Junior, il nostro nuovo trequartista. Attenzione a Martin. Martin sbaglia tutto, ma non importa perché è finita. Vittoria importantissima, importantissima. E ora andiamo a cambiare ruolo a Ze Junior, che è il nostro nuovo trequartista. Intanto è arrivata la notizia sul giocatore infortunato Olivier. Vabbè, un mese, cioè un mese è tanto in realtà, però vabbè, per ancora questo episodio sarà infortunato. Junior Ze, tu non puoi non giocare, quindi diventerai il nostro COC. Vediamo quanto ci metti. Ma no, ma come 89 settimane? No, allora era l'altro che poteva diventare COC, era Miranda. Aspettate un attimo. Miranda quanto ci mette? 24 settimane. Vabbè, intanto rifacciamo il cambio. Ah no, avevo capito male allora. Niente, dobbiamo tenere a feed, per forza. Situazione drammatica, ma non importa, ci adattiamo. Andiamo. 4 partite alla fine, credo, dell'episodio. Che sfida, prima contro seconda. E questa si deve giocare per forza. Mamma mia, Frank Zach in mediana mi fa emozionare, ragazzi. È il nostro jolly, Frank Zach. A feed. Poi serve da fare qualcosa nel calciomercato, raga, perché tutti questi esterni non ci servono più se non usiamo il modulo con gli esterni. Quindi possiamo fare cassa e capire. Perché c'è Abate in campo? Ma chi l'ha messo Abate in campo? No, non mi hanno messo Frank Zach. Ma perché mi ha messo Abate in automatico? E perché sto continuando a crostare su Reyes? No, Abate in mediana, raga, non si può vedere, ma è scarsissimo Abate. Abate, attenzione. Oilu! E pensate che era un timed rosso questo. Ok. Guarda in camera, Oilund, saluta a casa. Occhio, Dalbi. Mamma mia, Colombo comunque sta entrando nel suo prime, eh. Reyes, lancia per Small. Piccolo, la nostra unica speranza. Piccolo, la mette dentro per Oilund. E quando sbaglio, Oilund di testa. Finalmente un cross per la persona giusta. 2-0 e a casa battuta la nostra diretta inseguitrice. Vai al risultato. Pensate se perdevamo. No, 2-0. Da loro è entrato Palmer. Sarà il fratellino. Noi abbiamo il fratello di Oilund, loro il fratello di Cole Palmer. Vediamo chi vincerà il campionato. Intanto, primo posto. Raga, siamo contro la 21esima. Io voglio simularla questa e voglio sperare in bene. Almeno giochiamo meno partite senza Olivier. Ma io ti giuro che se perdiamo questa è un problema. Cioè, abbiamo un problema. Dai, per favore. Abbiamo tutti fuori ruolo, una situazione drammatica, ma in ogni caso vinciamo. Ma perché? Ma non è possibile che ogni simulazione. Raga, se io non simulassi le partite, vincerei sempre. Avrei già vinto il campionato adesso. Vabbè, siamo ancora primi, però. Dai, 43-42. Mancano 2 partite. Chiudiamo in bellezza con 2 vittorie, raga, per forza. E poi finisce il mese. E poi inizia il calciomercato. Sì, raga, no. Dobbiamo vincere per forza. Però non è possibile sta cosa. Ma perché simulo e perdo? Ma quella squadra è più forte degli altri. Andiamo, che vi devo dire? Mettiamo solamente Frank Zach e non Abate, perché sennò abbiamo un problema. Allora, in mediano io voglio Frank Zach. Ah, perché devo mettere Olivier in tribuna. Ok, ora è tutto chiaro. Sì, vabbè, però situazione drammatica. Eccolo lì. Mamma mia, Colombo, raga, prime, basta. Colombo prime. Super tiro! Il super tiro non ce l'ha Oilund, raga. Non ce l'ha. Oilund. Il tronco per eccellenza, però va da Martin! Agilissimo! 1-0, si è sbloccato ufficialmente Martin. No, ho fatto una cavolata. Payton, gol. Chi è che ha fatto sto retropassaggio folle? Non lo voglio sapere. Mamma mia, ma com'è possibile? Afid lancia per Martin. C'è Oilund. Visto! Servito! Colpito! Visto, servito, colpito! Oilund! Il cecchino! Il trattore! Il colpitore di testa! L'essere perfetto! Il cyborg! Il robot! Bella palla di Afid! Un po' lenta per Martin per chiuderla! Martin! Hall! Cross dentro! Per Small! Palla fuori! Il tiro! Mamma mia! È finita! Stava chiudendo con un gol incredibile Afid, ma va bene così, 2-1. Let's go! E andiamo con l'ultima partita di questo episodio. Ne abbiamo fatte tante oggi. Ok, contro la 18esima, raga. Easy. Che sarebbe il Bristol. Bristol Rover. Ok. Tot comunque completamente fuori dal gioco, raga, da quando abbiamo cambiato modulo. Proviamo a coinvolgerlo un po'. Tot, attenzione. Mamma mia, che lento Tot. No, raga. Tot. Oilund. Fuori. Afid! Centrale. No. Lindsay. Colombo ci sta salvando. Colombo non fare i danni. Ha fatto i danni. Meno male che sono scarsi, va? Meno male che sono 18esimi in Serie C inglese. Afid. Non riesco a fare niente in sta partita. Small. Lancia per il pescatore. Il pescatore. E qua bisogna fare una cosa difficile. Vediamo se riusciamo. La palla è messa bene! No! Ti prego, ma perché? Perché? Ma cosa stava venendo fuori? Mamma mia, era il gol della vita. Occhio, palla lunga. Martin! 1-0! Bella!
bella, 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 bella azione. Martin, Martin, boxiamoci dietro per questo finale di sofferenza. Tutti dietro a difendere l'1-0. No, 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 Sotiriu ci ha segnato all'andata. Ma io posso mai chiudere l'episodio così? Con un gol subito all'ultima azione al 91esimo. Ma è veramente brutta questa storia. Ma è veramente una storia brutta. Non c'è neanche tempo per fare un tortellino finale. Dai, ma che delusione. Ma che delusione, mi verrebbe voglia di fare altre 10 partite adesso. Allora, in campionato siamo scesi al secondo posto per questo gol subito nel finale. Saremmo stati primi. Non ci voglio credere. Siamo una partita oltre la metà. Ok. E andiamo su Abrosa e andiamo a vedere un po' com'è la situazione. Allora, ordinando per statistiche, abbiamo o in un 19 gol, Martin si è ripreso con 13, contando che prima era 4 e Olund era 18, direi che si è ripreso del tutto. Afid 9 assist, Small sta iniziando a carburare, 71 di overall Small. Bene, 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 mi piace questa situazione. Ragazzi, il prossimo episodio sarà Maxi perché avremo il mercato dove andiamo ad aggiustare un po' di cose e andremo a finire tutto il campionato. Il che vuol dire che faremo, tipo, troppe partite perché faremo tutte queste, 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 queste e queste. E se non basteranno anche i playoff, raga, quindi sì, forse ci sarà qualche simulazione, però ci sarà anche l'FA Cup, tra l'altro, dove siamo andati avanti e siamo contro il West Ham. Mamma mia, che episodio il prossimo. Ci vediamo lunedì. Ciao, ragazzi!